Le prove libere a Miami sono state molto interessanti e ci hanno mostrato due facce della medaglia di Ferrari. Da una parte la SF23 si è mostrata con gli aggiornamenti molto competitiva in qualifica. Abbiamo visto soprattutto nell'FP1 una lotta lì lì per fare il tempo migliore con Red Bull. Una Ferrari che nei confronti Red Bull perdeva ancora in zona DRS, con una differenza di circa 8-9 km/h sulla velocità massima, ma che recuperava molto nel settore centrale nella parte guidata. Infatti nelle curve più lente Ferrari riesce a essere la più veloce, grazie anche alle modifiche al fondo effettuate qui a Miami, che permette di sigillare ancora di più il fondo, creare una zona di alta pressione nei canali venturi e quindi aumentare anche la velocità dell'aria e generare ancora più carico aerodinamico. Quindi sì, possiamo dire che gli aggiornamenti Ferrari hanno funzionato. Con le poche modifiche portate qui a Miami hanno migliorato ancora di più la Ferrari in trazione e nelle curve lente. Però non è tutta rose e fiori la situazione di Ferrari. Come vi ho detto anche nel video di ieri, non dobbiamo sottovalutare Aston Martin. Infatti sul passo gara Ferrari ha accusato ancora quel famoso overheating che poi ha causato l'errore di Leclerc nell'FP2, che l'ha costretto ad andare a muro tra curva 7 e curva 8, per fortuna impattando con l'anteriore non toccando il posteriore, rompendo però la sospensione. E quell'errore di Leclerc, che forse non è neanche tanto errore di Leclerc, poi andremo a vedere perché, ci mostra i limiti attuali della SF23. Prima di continuare con l'analisi dei tempi delle prove libere, e andrò anche a sbilanciarmi su chi vedo favorito in qualifica e gara, vi ricordo come sempre, se vi piacciono i video lasciate un like di supporto, iscrivetevi, attivate le notifiche, così rimanete sempre aggiornati su tutte le notizie della Formula 1 e di Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare le prove libere 1 e 2 e andiamo a vedere chi ha convinto di più, chi ha convinto di meno nella pista americana di Miami. Cerchiamo di comprendere come è nato l'errore di Leclerc che ha commesso a Miami nella FP2. L'errore è molto simile a quello che ha commesso in Francia l'anno scorso, dove è andato a perdere il posteriore in quel caso per un eccessivo consumo delle gomme. Ci ricordiamo, Verstappen era rientrato prima di Leclerc in gara al Paul Ricard, Leclerc era rimasto fuori per cercare un overcut e le gomme troppo consumate, soprattutto al posteriore, gli hanno fatto perdere il controllo da monoposto ed è andato a muro ritirandosi. In questo caso lo scenario è molto simile ma con delle gomme molto più nuove. Leclerc era sceso in pista nelle prove libere 2 per provare il passo gara con delle gomme medie con una vita sulla gomma di 7 giri. Questi sono i tempi che ha fatto Leclerc prima di andare a schiantarsi contro le barriere. Stava cercando di replicare la stessa strategia di Baku, ovvero non spingere il primo giro, cercare di spingere man mano nello stint in modo da gestire meglio le gomme e gestire l'overheating unito a un carico di benzina più alto rispetto a fine stint, che sono diciamo i due problemi di Ferrari. Però se andiamo a vedere anche lo stint di Sainz, che aveva una gomma soft con gli stessi giri di quella di Leclerc, però Leclerc aveva la media, vediamo che il ritmo di Sainz si stava alzando e stava accusando un degrado gomma elevato. Questo per dire che Sainz non ha commesso l'errore perché ha uno stile di guida diverso rispetto a quello di Leclerc. Sicuramente la colpa dell'atto in sé è di Charles, questo è fuori discussione, però diciamo che il suo stile di guida non lo ha aiutato in questa situazione, perché è un pilota che preferisce una guida sovrasterzante e quindi tende a far scivolare di più il posteriore, e quando va a perdere troppa aderenza in curva consumi di più la gomma e quindi tendi anche a poter perdere il posteriore. È uno dei rischi che ti prendi. Tra l'altro in quel caso si vede molto bene anche dalla dinamica dell'incidente che Leclerc perde il posteriore, poi riacquisisce grip e poi lo perde di nuovo a causa della controsterzata troppo brusca che ha dato il monegasco. Un'altra cosa importante che si nota dell'incidente di Leclerc è che cerca di sfruttare la parte più esterna della pista, che è anche quella un po' più sporca e quindi più scivolosa. Ha frenato un po' troppo in quel punto, che non pensava di arrivare così forte in curva, e queste due cose insieme, unita a un degrado delle gomme e quindi un surriscaldamento del posteriore molto elevato, ha comportato all'errore di Charles. Tra l'altro se andiamo a vedere anche la telemetria del momento dell'errore di Leclerc, si vede che va leggermente più forte rispetto al giro prima, ma non di tanto. Significa che le gomme erano già troppo calde al posteriore, e questa è una pista dove hanno rifatto l'asfalto, quindi è molto liscia, e quindi è un errore che quasi non noti, perché ti sembra di aver fatto la stessa cosa del giro prima. Quindi i tempi di Ferrari non erano molto interessanti in ottica passo gara. Hanno convinto di più i tempi pochi che abbiamo visto di Aston Martin e Red Bull, che erano molto allineati. Aston Martin si è mostrata forte sul passo gara, non tanto in qualifica. Quindi per il team inglese sarà fondamentale cercare di essere il più avanti possibile in qualifica, e poi in gara avrà vita più facile se ci sarà una gara sulla chute con temperature più elevate. Però in simulazione qualifica Aston Martin mi ha un po' deluso, anche se non l'ha provata proprio al 100%. Sappiamo che Alonso tende sempre a privilegiare la prova del passo gara più che della qualifica.
qualifica. In ottica qualifica, Aston Martin e Mercedes sono molto vicine, mentre in gara c'è un gran distacco tra questi due team a favore della Verdona. Ferrari ha anche cambiato tanti elementi all'interno della Power Unit. Sainz ha cambiato centralina e batteria, mentre Leclerc ha montato un nuovo MGK. E Leclerc ha anche montato un nuovo cambio. Non andranno in penalità i piloti Ferrari, ma continua il famoso ricambio per cercare di allungare la vita di ogni singolo elemento ed evitare quindi problemi di affidabilità. Mentre sulla simulazione qualifica, Ferrari ha sorpreso e convinto molto, girando con tempi vicini a Red Bull, anche superiori a tratti. Nel primo e secondo settore Ferrari è molto veloce, perde un po' nelle zone di RS, e il terzo settore è quello un pochino più critico, dove Red Bull riesce a fare la differenza. McLaren è andata forte in simulazione qualifica, soprattutto con Norris, e Alpine invece mi ha convinto di più sulla simulazione passo gara, per quei pochi giri che abbiamo visto. Ecco, la simulazione passo gara, ovviamente vi parlo dei pochi giri, 4-5 al massimo, inclusi i giri di cooldown, che abbiamo visto in pista. Quindi sono anche dati che non sono così significativi, proprio perché la simulazione gara deve essere almeno fatta da 10 giri. Però ci tengo a dirveli per dover di cronaca. Quindi parlando di tempi in sé, vediamo che la simulazione qualifica si sono fermati sull'1.27.9, continuando a migliorare i tempi nella sessione. Red Bull si conferma la più forte sia in qualifica che in gara, come avevo detto anche nel pre-GP. Ferrari è subito lì dietro in qualifica, poi Aston Martin e Mercedes sono molto vicine. Sulla simulazione passo gara invece vediamo una Red Bull costante sul 32, addirittura 31.9 di Verstappen nell'ultimo giro, Aston Martin anche sul 31.9, anche se non si vede da questi tempi, però l'ha fatto segnare. Mercedes, che però non ha potuto provare effettivamente la simulazione passo gara, in qualifica non è andata così male, non ha mostrato però tutto il suo potenziale, un po' a causa della sfortuna del traffico, qualche errore a parte i piloti, quindi da rivalutare nella giornata di oggi. Una cosa è certa, abbiamo visto un Perez molto più in difficoltà rispetto a Baku, come se già ha perso il confronto con Verstappen. Ovviamente aspettiamo a dirlo, sono solo prove libere, però si vede che sta facendo molta fatica nel mettere insieme tutti i settori e quindi fare un giro buono pulito. E questo avviene quando non ti trovi bene con la monoposto. E dopo Alpine e McLaren mi ha sorpreso ancora una volta la Williams, che comunque con Albon gira e rigira è attorno alla top 10. Come mappatura e motore mi sembravano tutte molto simili alla fine della FP2, quindi secondo me i valori saranno questi. Nel caso dovessero cambiare le condizioni meteo, allora lì sarà un altro discorso. E sarebbe molto interessante vedere con una pioggia come cambiano anche le prestazioni di team. Magari lo scopriremo domenica. Prima di concludere il video voglio fare il mio pronostico per le qualifiche di oggi. Secondo me arriveranno con Verstappen, Leclerc, Perez. Secondo me Leclerc riuscirà a far molto bene in qualifica. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, ditemi anche chi secondo voi è favorito, chi invece farà più fatica, sia in qualifica che in gara. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.